Dunque, muro di luce. Non di qua. Attenzione, sorveglianti. Questo distretto è considerato una zona ad alto tasso di contagio. I residenti devono essere scortati nei quartieri attigui o deportati immediatamente nel distretto sommerso. Mantenete la posizione finché il personale qualificato non avrà completato la rimozione dei cadaveri infetti. Meglio girare. Non girarti. Quelli non mi guardano. E lo spostiamo di qua, perché è troppo in vista. Direi di metterlo anche qui su, sulla soglia. Altre vie, vediamo. Tizio laggiù, ma non penso sia. Allora funziona. Al diavolo, Eivor. Forza, lancia quel maledetto razzo. Questi sono girati, spero. Ce n'è uno che però è abbastanza lontano, quindi riesco. Qualcuno mi ha visto. Devo spostarmi velocemente. Ecco. Piazza qua. C'è sottopassaggio? Sì, ma non porta dove mi interessa. Il tizio che mi stava cercando è ancora qui che mi cerca. Lasciarlo qui. Dov'è l'altro? Eccolo lì. Aspetta che mi sposto, magari mi metto qua di fianco. Oh, non è un bel nascondiglio in effetti. Dove è andato? Ah, eccolo lì. Direi che posso staccare questo. Ora immagino me la qui a controllare. L'olio in questi affari non dura abbastanza. No. Vediamo se riesco a passare di qua. Potrei traslare là sopra. Mi sa che non riesco. No, non riesco. Hai visto qualche branco di ratti? L'olio in questi affari non dura abbastanza. Cavolo. Dice che c'è una runa da qualche parte. Amuleti d'ossa sono là dietro. È una runa che è a 14 metri. Ma ora ho altri problemi. Cavolo. Devo aspettare che passi. Girarti, per favore.
Ha anche il potere possessione, ma no, non l'ho mai visto. Cavolo. Ripetimi cosa faresti se Slack Joe e i suoi ragazzi di Bottle Street. Gli altri non se ne sono accorti. Meglio spostare il cadavere. Qui dietro magari. C'è un sottopassaggio. Vediamo dove porta. Cosa è stato? Freddo come l'arpione di un baleniere. Forse mi ha sentito. Avrà avuto 50 anni. Combatteva per l'impero. Vedo qualcuno. Oh, ma. Porca. Ci mancavano solo questi, va. Ho già i miei problemi. Uccidetelo! Qualcuno venga qui! Uccidetelo! Muori! Questo ti farà male! Ti darò in pasto ai ratti! Maledetti sputtafuoco! Schifoso bastardo! Dopo averti sventrato, ti butterò nel fiume! Cavolo! Combatti non di sta merda. Andando bene! Vediamo come sei fatto dentro! No, là! Neanche volevo venire qua. Vabbè. Ormai sono venuto. Questo chi è? Il guardia della milizia. Ho già capito che questi sono tutti i miei ostili. Meglio eliminarle subito. Ah, questo? Sì. Era il sottopassaggio di prima, che forse... che mi permetteva di superare il muro di luce senza disattivarlo, ma... meglio disattivarlo, non si sa mai. Oh, che sei da queste parti. Oh, cavolo. Io pensavo che fosse ancora... si fosse già allontanato, invece ancora lì. Dai, vieni avanti. Forza. Vieni avanti. Sono qui che ti aspetto. Continua a correre. Eccolo. Dannazione. Alle armi! Ti butto nel... Ok, possiamo andare oltre. C'è una guardia lì. Cosa abbiamo? Fiscata. Abbiamo trovato questa strana runa indossa alla donna che vendeva dolci sulla strada. Ok, me la tengo per altre evenienze. La guardia dove è andata? Dove è andata? Deve aver girato a sinistra. Beh, comunque io vado. Andiamo. Una guardia qui. E c'è? Sacerdote Martin. Dai, controllo un po'. Dunque. Ok, ma quello che volevo controllare io. Capitano Carnow trova Emily.
sacerdote Martin, eccomi qua. C'è solo questa guardia qui. Salve, ho sentito dire che la pelle inizia a venir via il secondo giorno. Dico bene? Oppure ti infastidisce di più il prurito? O i ratti? È Jasper, vero? Qui non si sta così male. Ma mi manca tua moglie. Dove lo mettiamo? Qua dietro. Corvo, sono io, il sacerdote Martin. Chiavi, niente. Eccoci. Che sollievo vedere la tua maschera. So chi sei e cosa sei venuto a fare. Posso aiutarti? Bene. Liberami e ti offrirò un boccale di birra. Per l'oblio, te ne offrirò 100. Vediamo. Leva l'apertura. È bello essere di nuovo in piedi. Grazie, Corvo. Ciò per cui sei qui stasera è della massima importanza. Dobbiamo trovare Emily, quindi uccidi Campbell. E fallo in fretta. Quando sarà morto, fruga il suo cadavere. E cerca il famoso diario nero. Poi vattene. È con un capitano delle guardie, Carnau. Secondo i miei informatori, sta cercando di avvelenarlo. Usa queste informazioni a tuo vantaggio. Bene, pare che qui io abbia finito, quindi me ne torno al Long Pits Pub. Se incontrerò il barcaiolo Samuel, gli dirò di cercarti al cortile posteriore, proprio dietro l'ufficio dell'alto sacerdote. Che tutti gli spiriti ti guidino e che il nemico cada senza causarti alcun danno. Perfetto. Corvo Attano, questo sono io. Corvo Attano. Una ricompensa di 30.000 monete. Non so se sia tanto o poco. Questa è la mappa. Sono qui. Nella sala riunioni. Ok. Dice di usare traslazione. E noi la usiamo. Problema di questo. Dunque. Ah, potrei semplicemente arrampicarmi qui. E utilizzare la traslazione per arrivare lì. Eccoci. Traslazione per arrivare lì. Ok. Qualcosa in archivio sulla marchiatura dell'eretico. Sembra doloroso. Hai assistito al rituale? Una. Non ho mai visto una marchiatura dell'eretico. No, è un evento molto raro. Ma ho spiato il volto di un marchiato. Un ex membro dell'ordine, ovviamente. Durante una ritirata abbiamo attraversato una città di pescatori. Tre. E l'ho visto implorare. Che cosa aveva fatto? Chi può dirlo? Il marchio è riservato a un sacerdote, o persino a un alto sacerdote, che violi i nostri codici e debba essere bandito per sempre. Questo. Tieni bene a mente le 7 costrizioni e non dovrai mai preoccupartene. Lo farò, fratello. Se fosse avrei dovuto stare su. Già, ormai sono giù. Stasera ci vediamo per un sigaro e un whisky? Credo proprio di sì. Potrei utilizzare possessione. Ah, al momento posso controllare solo gli animali. Almeno così ho visto. Controlli gli animali. Già. Quindi non è. Oh, ce l'ho qui davanti. No, infatti non posso possedere le persone ancora. Quindi. Devo trovare una via. Ah.
città è messa male. Possibile che peggiori. Sì, certo. Ok, dai, ci sono delle coperture qua. Ora questo gira, c'è questo qui e poi ci dovrebbe essercene un altro qui da qualche parte. Potrei usare traslazione per passare velocemente da una parte all'altra. Ecco. Passare da quella porta lì. Avrei una mezza idea di seccare questo. Pensi di ottenere una squadra tua dopo ieri notte? Credo proprio di sì. Posso seccare questo? Cavolo, pensavo di averlo preso in testa. Cavolo. Non resterai nascosto a lungo. Non mi vedono. Sono in allerta ma non mi vedono. Piantala di farmi perdere tempo e fatti vedere. Proviamo un dardo narcotizzante. Devono stare fermi. Vieni fuori e non ti farò troppo male. Ti troverò, chiunque tu sia. Allora dimostrerò quanto sei debole. Abbiamo un dardo narcotizzante su. Ti troverò quello. Se riesco a colpirlo. Ok. Perfetto. Li fa cadere velocemente. Sì, certo. Aspetta. Andiamo. Entrare qui. Ok, questi non mi vedono. E io posso sbirciare dalla serratura. Sento dei passi. E che cavolo. Lo fate apposta allora. Io sto spuntando da questo punto, da questo lato qui, beh. Vabbè. Ma gli estremi. Ok, dovrei essere abbastanza libero qui. Visita di Carno. Il capitano Carno e la sua squadra arrivano qui nel pomeriggio. Che il capitano Carno è quello che dovrei risparmiare per completare l'obiettivo secondario. Devo ancora usare le mine taglienti, ma avremo sicuramente l'occasione. La città è messa male. Possibile che peggiori. Non ne dubito. Due. C'è un sottopassaggio lì.